in America, sulla Silicon Valley, questo ve lo potrei confermare, sono tutti o start-upper o angel o VC. Cioè non c'è il parrucchiere, il calzolaio, vai a mangiare nei ristoranti, sono tutti start-upper, tutti i ragazzi sono start-upper, ma praticamente sei in una prosecuzione dell'università, escono da Stanford e poi dopo sono start-upper. Ma per assurdo, se uno guarda veramente da fuori, è così. Nel senso che loro provano quei percorsi, riescono a creare la loro azienda, sì, no, se no vanno a lavorare per un'altra startup di un amico che magari invece ha più fortuna di loro e quindi si crea questa realtà. Qui, se sei un imprenditore di generazione, di prima generazione, diciamo, non è che tu sia proprio insieme a tanti altri. E quindi all'inizio magari ti senti anche un po' da solo. Giusto un po', però poi dopo in realtà ci sono personaggi come Simone che ho conosciuto tardi perché non ci conosciamo da tanti anni, però come voi e quindi che in realtà vanno a cominciare a creare questo ecosistema. Banalmente all'interno dell'istituto dell'imprenditorialità ci sono altri ragazzi che come noi appunto magari ci si trova d'estate in Silicon Valley come è successo l'estate scorsa e come noi stanno cercando di mettere in relazione altri che vivono esattamente questa situazione e ci si aiuta.